Il tema di oggi è l'economia della Sardegna. Venerdì scorso abbiamo parlato della società, precedentemente della cultura, e abbiamo iniziato con le istituzioni. Abbiamo anche detto che il nostro lavoro si concentra in 3 ore tutta una serie di scritture, di contatti già avvenuti prima. Per questo motivo abbiamo chiesto uno sforzo straordinario ai relatori. È rarissimo che in queste occasioni avere prima addirittura le relazioni. È un vero regalo che ci hanno fatto i nostri amici, e questo ha permesso di averli in mano per chi ha voluto qualche giorno prima e di averne conoscenza. Lo schema è stato pensato in termini problematici, è un seminario e quindi più dubbi ci sono meglio è. Noi lavoriamo nel dubbio per costruire, per ricercare. Il primo relatore è il professor Alberto Merler, che fino alle 2 era sicuro che sarebbe arrivato, tant'è che avevamo già predisposto tutta una serie di conseguenze della sua presenza, alberghi eccetera, poi è successo un fatto familiare, non è potuto venire. Ecco, il professor Merler è un sociologo, è l'unico ordinario sociologo che ci sia all'Università di Sassari, e ha teorizzato una sua originaria interpretazione della Sardegna che punta tutto sulle potenzialità euristiche e conseguenziali del termine isola. Che cos'è un'isola, cosa hanno di specifico le isole, come dall'isola come fatto geografico ne derivi un fatto sociale, e come il termine isola come fatto sociale contemporaneamente delimiti, identifichi e permetta sviluppi autonomi. Ecco, questo è un po' il punto di partenza. Sarebbe stato molto interessante sentirne da sua viva voce una sintesi del pensiero che già ha espresso in varie pubblicazioni. Ci aveva indicato come bibliografia il capitolo del suo ultimo libro, che non è stato neanche presentato a Cagliari, forse non so neanche a Sassari, e che merita di essere letto. E abbiamo appuntamento questa settimana per salirò io stesso a Sassari per recuperare attraverso un'intervista un po' il contributo per gli atti. Eliseo Spiga per i giovani, e non so se vada neanche presentato perché è già molto presente da decenni nella realtà culturale e sociale isolana, e ultimamente ne sentiremo parlare per un fatto appena edito, ed è la sua entrata di peso nella letteratura attraverso un romanzo, Capezzoli di pietra, che è un libro ambientato nella civiltà nuragica. L'ho detto anche perché c'entra con i suoi scritti e c'entra con quello che dirà oggi. Economia e o società. Come vedete, un po' le domande, i titoli sono fatti conoscendo i pensieri dell'autore. E quindi i titoli sono delle provocazioni, ma sono delle provocazioni in genere, ci siamo accorti che abbiamo azzeccato, perché c'è una disponibilità, ma c'è anche una curiosità appagata e appagante nei loro interventi. E professor Usai, ciò che non dobbiamo aspettarci dagli altri. Il professor Usai è stato prorettore dell'Università di Cagliari, è un commercialista, è uno studioso di economia, ma soprattutto è uno dei pochi economisti che mette insieme economia e società. Per chi non conosce queste materie, c'è una polemica sempre sottesa tra sociologi ed economisti. Ecco, il professor Usai è uno di quelli con cui non si polemizza noi sociologi, perché è consapevole delle potenzialità che la sociologia offre all'economia e contemporaneamente della possibilità di incremento che ne dà. Il professor Usai va ringraziato in maniera particolare. Se a Cagliari l'università non è una fortezza chiusa, se a Cagliari per esempio ci sono dialoghi fruttuosi tra associazioni culturali e accademia, lui ne è sicuramente di questo incontro uno dei protagonisti.
Salvatore Piras, ancora un sassarese, è un uomo della Confindustria che fa contrattazione, il responsabile sindacale della Confindustria di Sassari, ed è impegnato in una contrattazione. Ha giurato che ci manderà la relazione scritta e l'aspetteremo. Ecco, Giacomo Meloni è un sindacalista. Sindacalista un po' particolare, è il segretario del sindacato sardo, della CSS, sindacato etnico, fondato insieme da Eliseo, da Francesco Casula e da Giacomo. Giacomo è il terzo segretario generale, che è un segretario nazionale, perché loro si autodefiniscono nazionali sardi. E in questo senso ci è sembrato un testimone utilissimo dell'esito di un nuovo tipo di aggregazione nella società, e cioè non solo nelle istituzioni ma anche nelle organizzazioni, compiere un viaggio di autodefinizione innanzitutto come sardi. Con alcuni amici, anch'io avevo partecipato al tentativo di un'operazione simile per CGIL e CISL UIL. Questa operazione, che era iniziata alla fine degli anni 70, cui collaborò anche il professor Usai, poi si interruppe, ed è uno dei problemi cruciali dei movimenti sociali in Sardegna. Ecco, è interessante, credo che sia una delle prime occasioni in cui si chiede a un dirigente sindacale sardo di fare il punto su questi temi. Questa è la presentazione, l'indice degli autori e dei temi. Noi normalmente adesso diamo la parola agli autori, che fanno una sintesi delle loro argomentazioni, poi discutono tra di loro se vogliono, perché questo dibattito è innanzitutto la chiarificazione del vostro pensiero, e quindi ci inseriamo un po' tutti fino alle 8. Se non fossi sicuro dell'amicizia e quindi della benevolenza del professor Giuseppe Usai, un'amicizia che dura da parecchi decenni, evitiamo di dire quanti per non scoprire altre cose, si vede. Se non fossi sicuro di questa amicizia, dicevo, mi troverei molto in imbarazzo a parlare a fianco di un docente universitario, di uno specialista dell'economia, e io invece sono un po' naif da questo punto di vista, utilizzo qualche lettura, il risultato di qualche lettura, qualche riflessione e qualche esperienza personale. La domanda che mi è stata posta, diceva Cueggio, è provocatoria, certamente, perché economia e società, oppure economia o società? Cioè, c'è nella domanda un'ipotesi in base alla quale l'economia sarebbe anche in contrasto con la società? Io comunque in questa domanda ci ho visto questa allusione. Devo dire che mi è piaciuta, sono stato al gioco e ho tentato di chiarire, per quanto mi concerne, per quanto ne sono capace, che a mio parere oggi, ma non da oggi, oggi più che in qualunque altro momento, l'economia è cresciuta come un'organizzazione non solo a sé stante, ma in opposizione, è in conflitto con la società, è in contrasto aperto con la società. Questo è il convincimento che mi sono fatto io. A dire il vero, non credo di essere il solo ad avere questo convincimento, perché recentemente ho visto che diversi autori abbastanza competenti hanno più o meno sviluppato questa idea. Uno dei libri che ricordo meglio, che ho letto non da molto, è questo di Ignazio Ramonet, direttore del Le Monde Diplomatique,
che scrive un libro intitolato Geopolitica del caos. Geopolitica del caos. In Geopolitica del caos Ramonet attacca frontalmente la cosiddetta globalizzazione. Globalizzazione dei mercati finanziari, ma non solo dei mercati finanziari. Attacca la globalizzazione dicendo cose abbastanza orripilanti, insomma, quando lui dice, ma che globalizzazione stiamo parlando? In fondo, tutta questa operazione su scala mondiale è gestita, sì e no, da 15-20 persone. Da 15-20 persone. Le imprese che entrano in questo circuito non sono poi tantissime, sono una piccolissima parte, anzi, no. E lo stesso George Soros, che in questo contesto di globalizzazione finanziaria si muove in modo molto spericolato e anche molto agevolmente, perché ha una grossa preparazione, l'uomo è estremamente cauto comunque quando esprime i suoi giudizi. E recentemente, rispetto alla tempesta finanziaria che ha colpito soprattutto i paesi dell'Asia, ma anche dell'America Latina, arrivando in qualche misura persino dentro casa nostra, ha detto, ma insomma, non preoccupatevi, siamo di fronte al crollo del mondo. E così via. Quindi quest'idea di una organizzazione economica contraria agli interessi dell'umanità e ai diritti dell'umanità per quanto io la possa esasperare non credo che sia del tutto infondata. D'altra parte i dati che tutti i giorni ci vengono scodellati sono dati paurosi, insomma, no? Quando si dice che oggi 1 miliardo di persone, cioè il 30% della forza lavoro nel mondo, è senza lavoro, è un dato sul quale bisogna riflettere. Quando ci si dice che c'è un ritorno di schiavitù che interessa circa 100 milioni di persone, e tra queste 100 milioni, 60 milioni sono bambini o adolescenti, abbiamo di che preoccuparci. Quando vediamo che l'altro giorno che la Benetton faceva tutte quelle operazioni in Turchia in cui in pratica si serviva di lavoro non solo nero ma nerissimo e schiavistico, di bambini, ma poi la Benetton non lo fa solo in Turchia. Un capo di vestiario che la Benetton mette in vendita a 80.000 lire lo paga in un laboratorio del Veneto meno di 5.000 lire. Meno di 5.000 lire. La Nike, voi sapete, o Nike, come si chiama, non so bene, che ha fatto i palloni per il mondiale, no, non so chi tutto altro faceva, utilizzava bambini schiavizzati. Un'economia quindi in conflitto con l'umanità, in conflitto con i diritti, non solo in conflitto con la pretesa legittima ad un minimo tenore di vita, no? Questo minimo tenore di vita non può consistere in 1.500 lire al giorno per centinaia e centinaia di milioni di abitanti della Terra. Ha colpito anche noi in passato questo tipo di organizzazione dell'economia?
che ancora non era così mondializzata e così globalizzata come pare sia avvenuto in questi ultimi anni, no? Comunque come è stato enfatizzato in tutti i mesi scorsi, non si è fatto altro che dire: ma noi dobbiamo entrare nel mondo globalizzato, la globalizzazione ci aspetta, la sfida della globalizzazione, boom, boom, bam, boom, tutte queste cose qui. Poi incominciano però a tirare il remo in barca, incominciano a dire: ma insomma, però andiamoci adagio, bisogna introdurre qualche controllo. Lo stesso Ciampi, che adesso fa parte di un organismo monetario internazionale, non mi ricordo più quale, non credo sia il Fondo Monetario, non me lo ricordo, dice: ah no, qui bisogna intervenire perché tutta questa libertà, ma come? Ci avete rintontito con la necessità della libertà totale dei mercati, delle finanze, cioè con la globalizzazione. Adesso incominciate, quando vedete i primi danni, i primi guasti, ma in realtà i guasti sono molto più grandi e molto precedenti, e adesso incominciate a dire: però forse non è tutto così, no? Insomma, di che cosa stiamo parlando in definitiva? No, perché c'è il rischio anche di grossa confusione. Noi per esempio, anche durante questo seminario, è ritornata più volte la questione dell'industrializzazione della Sardegna, dell'industrializzazione forzata, diciamola così, no? Chiamiamola così. Anche lì non tutti sono d'accordo, però oggi c'è una opinione generale, credo maggioritaria, che ammette il fatto che si è trattato perlomeno di una forzatura. Una forzatura derivata da che cosa? Da errori di calcolo economico? Certamente all'origine ci furono anche questi errori di calcolo economico. Per esempio, avevano previsto che la petrolchimica sarda avrebbe dovuto occupare un segmento di uno spazio di circa l'8-9% che ancora ci restava libero nel mercato mondiale. Poi si scopre, a cose fatte, che questo spazio in realtà non esisteva. Errore economico. Altri errori di altro tipo, di incultura politica? Anche. Però quello che poi è stato detto, è stato detto subito, e poi è stato ripetuto, è quasi ufficializzato. C'è sempre una frase molto precisa scritta da Pietrino Soddu, che si trova in un saggio che lui ha fatto, di cui posso indicare la fonte, anche se in questo momento non me lo ricordo con esattezza, in cui lui dice: sì, il nostro modello era la Tennessee Valley Administration, quindi un modello americano. Si trattava di mobilitare risorse massicce che determinassero una rottura dell'assetto antropologico, cioè una rottura non solo e non tanto dell'organizzazione economica, quanto dell'organizzazione sociale, della base sociale. Un'operazione, per intenderci, tipo quella che fu fatta con le chiudende, quando per favorire lo sviluppo dell'agricoltura, operazione impossibile in quel momento per una serie di motivi che adesso sarebbe lungo indicare, fece una riforma alla piemontese, cioè chiusero le terre, tancarono, fecero le tanche, costrinsero i pastori a pagare l'affitto per i terreni che loro invece usavano liberamente, crearono una classe di proprietari assenteisti, crearono però contemporaneamente un ceto sociale caninamente fedele alla corona, e però scatenarono anche una guerra civile che durò quasi 10 anni in quelle località lì. Stiamo parlando degli anni che stanno tra il 1820 e il 1833.
lì lo stesso si vuole rompere l'assetto sociale, cambiare l'assetto sociale della Sardegna, il risultato fu quello che è stato. E adesso con questo intervento, appunto, lo scopo fu chiaramente, specificamente definito come quello di rompere l'assetto antropologico. Praticamente detta in termini banali, ma questi termini banali furono usati da loro, si trattava di vestire il pastore in tuta, di togliere il pastore dalla campagna e metterlo da tuta da operaio. Ma c'era un altro motivo politico-culturale ancora più profondo e più pericoloso, che era quello di scalzare le ultime basi di resistenza autonomistica, tagliare alle radici qualunque impulso ci fosse ancora negli strati popolari sardi ad un'aspirazione autonomistica. Non sto parlando di indipendenza, a un'aspirazione autonomistica. Questo fu detto più volte e questo fine fu attribuito soprattutto all'industria. Sindacalisti importanti hanno dichiarato, nomi, cognomi, circostanze, eccetera, eccetera, no, l'industria di Stato bisogna mantenerla, diversamente noi aiutiamo, favoriamo il separatismo. Bene, l'operazione fu questa, ma questa operazione in termini culturali si chiama etnocidio. È inutile che noi cerchiamo altre parole, cerchiamo di addolcire la pillola. Questa operazione in termini culturali, in termini politico-culturali, si chiama etnocidio. E l'etnocidio è un crimine contro l'umanità. È un crimine contro l'umanità. Quindi non sono solo i popoli delle foreste amazzoniche che vengono distrutti in nome dello sviluppo, eccetera, eccetera, ma queste concezioni, questo tipo di organizzazione economica colpisce anche il cuore di quello che è, di quello che è il territorio, l'impero economico. Devo concludere. Ma è possibile che noi andiamo avanti ancora, e per quanto tempo dobbiamo andare ancora avanti, con un'economia che è contro l'umanità? Ripeto, non è un fatto sorto oggi. In realtà l'economia ha incominciato ad attentare ai diritti dell'umanità sin da quando è stata costituita la prima monarchia, che a sua volta ha imposto la prima schiavitù. Poco da fare. L'economia, certo, però per tutti i secoli questo è stato più o meno fronteggiato, e oggi la cosa è diventata estremamente difficile da fronteggiare. Questi poteri economici incredibilmente forti, e diventa difficile fronteggiarli, diventa difficile persino opporsi, diventa difficile persino concepire l'idea di opporsi a questi poteri economici. Cioè diventa difficile una cultura di opposizione, quando io credo che noi proprio questo tipo di cultura dovremmo procurarci rapidissimamente, perché all'interno di questa cultura, la cultura, non la cultura economica in generale, la cultura che proviene da queste organizzazioni economiche, all'interno di questa cultura non c'è alcuno spazio per la soluzione dei nostri problemi. Cioè noi sardi, per esempio, possiamo scordarci i propositi di avere un'occupazione diffusa, avere la piena occupazione, l'occupazione di tutti. Sta diventando persino difficile dire che il lavoro, che tutti hanno diritto al lavoro. Per cui quando dico piena occupazione, ma sto facendo dell'utopia. Siamo ridotti a questo punto, che avere il lavoro per tutti rischia di passare per un'utopia. Ma vi rendete conto in che dramma ci troviamo?
avere un'economia prospera, non un'economia della sovrabbondanza, non un'economia dello spreco come quella attuale, ma un'economia che consenta a tutti una vita giusta, dignitosa, no? Un'economia di prosperità. Anche questo è diventato un'utopia. È diventata un'utopia perché invece no, dobbiamo accettare il fatto che la miseria cresca sulla faccia del pianeta. Ma tra i candidati alla miseria e in buona posizione ci sono ormai moltissimi sarti, moltissimi di noi sono candidati ad essere i prossimi miserabili. Questi problemi del lavoro, di un'economia prospera, di un'economia che non sia in contrasto con le aspirazioni, con i bisogni, con le esigenze di tutti, comuni esigenze di tutti, rischia di essere appunto di passare oggi per un'utopia. Però io dico che se è un'utopia, anche se è un'utopia, dobbiamo perseguirla. Dobbiamo darci una cultura economica diversa. Concludo veramente. Cosa possiamo fare? Bene, io adesso la sparo grossa e dico questo. La disoccupazione, a mio parere, la disoccupazione deriva da moltissimi motivi, da moltissime ragioni. Però due le voglio sottolineare. Una di queste ragioni è la concentrazione della produzione in determinate aree geografiche. Si produce tutto o quasi tutto lì, o perlomeno si organizza la produzione da questi centri. Chi resta fuori dalla produzione resta disoccupato. C'è un'altra ragione più subdola, più sottile, e cioè che la produzione è sempre più affidata alle macchine. E vuoi dire, ah bravo, adesso sei contro le macchine. No, non è questo il problema. La verità è che la produzione affidata alle macchine è una produzione che ha una qualità sempre più scadente. Questa è la questione. Ed infatti l'economia attuale non punta mai sulla qualità, o può puntare anche sulla qualità, ma più che altro incidentalmente. Punta invece sulla quantità. L'economia di oggi è fatta di grandi quantità. Sull'ossessione della crescita, eccetera, eccetera. Bene, se noi vogliamo eliminare la disoccupazione in Sardegna, puntare in quella direzione, pensare ad un'economia della prosperità. Io, come vedete, non sto usando la parola sviluppo, ho un termine che non mi piace per niente. Un'economia della prosperità, un'economia congeniale, noi dobbiamo produrci tutto. Produrci tutto. Pino si prepara a rantellarmi. Dobbiamo produrci tutto. Cioè dobbiamo smetterla noi, ecco, dobbiamo toglierci questo complesso di inferiorità secondo il quale saremo capaci solo di portare al pascolo le pecore e di grattare la terra. No. Io credo che noi da questo complesso di inferiorità dobbiamo uscire. Dobbiamo produrre le nostre cose. Chi ha detto che noi non ci possiamo produrre le nostre scarpe, i nostri vestiti, i nostri frigoriferi, le nostre lavatrici, le nostre automobili? Certo, non ci produrremo carri armati, cannoni, no? Portaerei. Okay. Anche quello vogliamo produrre. Allora, produciamo anche quello. Però, voglio dire, i nostri vestiti. Chi l'ha detto? Perché? Per quale ragione non potremo produrre? In un momento, direbbe Vindice Ribichesio, in cui la tecnologia non solo consente di fare queste cose, ma spinge in quella direzione. Certo, se io faccio il conto, quante scarpe consumiamo noi all'anno in Sardegna? Siamo 1.600.000.
un paio di scarpe per ciascuno, non vogliamo fare. Probabilmente per produrre queste scarpe noi avremo bisogno di 5.000 lavoratori, forse anche di più. Certo che non farei però a quel punto una fabbrica di scarpe di 5.000 persone, ma farei 50 fabbriche, 100 persone l'una, una fa le tomaie, una fa i tacchi, una le vernici, una eccetera. Io direi per le macchine e così via. E ricondurre l'economia sotto il nostro controllo, sotto il controllo della gente, e ridare al lavoro il senso fondamentale. Il lavoro non può essere come oggi miserabilmente ridotto soltanto alla funzione di sostentarci quotidianamente. Non possiamo tutti i giorni lavorare solo per pagare la bolletta dell'Enel, la bolletta della tele, con l'assicurazione della macchina, la rata del mutuo. No, non è possibile. Io dico a un giovane: ma devi lavorare, perché per pagare queste cose non lavora tu, grazie. Posso fare a meno di lavorare, tanto se devo lavorare per pagare queste cose. Ci ridiamo, ma la realtà è quasi così. Se voi andate a fare i conti, vi renderete conto che siamo lì vicino. Noi dobbiamo dare al lavoro il significato fondamentale, che è quello di espressione della personalità e di formazione della personalità. Non solo attraverso la mente, ma anche attraverso le mani può passare la fantasia, l'inventiva, la creatività. E una volta, mica tempi tanto lontani, una parte del compenso del lavoro era dato dall'opera ben compiuta e che gratificava l'autore di quell'opera. Questo accadeva fino a poco tempo fa ancora per gli artigiani. Noi non siamo più in grado manco di fare questo.